Ben ritrovati, lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di sabato 7 settembre 2024, commento tratto dal sito nellaparola.it. Perché fate ciò che non è permesso di sabato? Con molta sincerità dovremmo dire che effettivamente i farisei non avevano sempre torto, eppure Gesù li contesta, ma in realtà ciò che contesta è l'aver confuso la legge con ciò che essa indica. Ciò sta a significare che tu puoi vivere in uno schema, ma non capire cosa indica quello schema. Questo capita sovente nella nostra vita, quando sleghiamo le nostre scelte dal loro vero significato. Ad esempio, se la mia fede cristiana mi chiede di vivere in un certo modo la mia vita affettiva, io non sono un buon cristiano solo perché rispetto quella regola, ma se comprendo a cosa quella regola mi conduce e cosa essa mi indica. Se i nostri giovani rifiutano l'idea della castità, ciò non dice che sono dei pervertiti, ma che nessuno ha perso tempo a mostrare loro il significato di una scelta simile. Molti di noi, infatti, pensano che bisogna seguire le regole solo per compiacere Dio. Ma questa visione è paganesimo puro. Nella fede, le regole generano libertà e liberazione e non nevrosi e angoscia. Quando Gesù dice che il Figlio dell'uomo è Signore del sabato, non sta dicendo trasgredite, ma sta solo ricordando che una regola non è vera in sé, ma solo nella misura in cui genera libertà. Solo così uno accetta dei no o un argine, perché ne comprende l'affare e il vero insignificato. In questo senso Gesù contesta i farisei non per mettere in discussione la legge, ma solo la sua cieca attuazione. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.